cominciamo a pregare. Avete il foglio in mano e dice veramente la cappella sotto dove c'è scritto meditazione di San Francesco e vediamo la prima. O Santissimo Padre nostro, creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro, che segui e discendi gli angeli e gli santi, illuminandoli dalla coscienza, perché tu Signore sei luce, e di chiamarli all'amore, perché tu Signore sei amore, ponendo la tua dimora in loro e riempendoli di beatitudine, perché tu Signore sei il sommo bene e perfetto, dal quale proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene. Sia santificato il tuo nome, si faccia di cosa in noi la coscienza di te, affinché possiamo conoscere l'ampiezza dei tuoi benefici, l'estensione delle tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi. Venga il tuo regno, perché tu vedi in noi per mezzo della tua grazia e ci faccia giungere nel tuo regno. Maggiore esattezza dovrebbe dirsi preghiera
di San Francesco sul Padre nostro. Il testo è nato dal cuore orante di Francesco, dalla sua assidua frequentazione della parola di Dio. È il Padre nostro, pregato versetto per versetto, assaporato da San Francesco attraverso una continua ripetizione, la cosiddetta ruminata, della preghiera del Signore. E quindi è venuta fuori una preghiera di amplificazione biblica. Il testo biblico del Padre nostro si amplifica in questa preghiera di Francesco. Quindi Francesco non ci dà una spiegazione delle parole del Signore. Il suo scopo non era quello di commentare il Padre nostro. Semplicemente Francesco prega la parola di Dio e questa parola di Dio suscita in lui delle profonde risonanze e lo illumina interiormente. Allo stesso tempo Francesco non solo recitava ripetutamente e continuamente il Padre nostro, ma lo raccomandava anche ai suoi primi compagni che gli chiedevano con insistenza che insegnasse loro a pregare. E poi nella lettera ai fedeli esprime in maniera vibrante questa esortazione: eleviamo a lui lodi e preghiere giorno e notte dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, poiché bisogna che noi preghiamo sempre senza stancarci. Quindi per San Francesco la preghiera incessante senza stancarci, la preghiera continua è il Padre nostro. E quindi mai bisogna stancarsi di recitare il Padre nostro, di pregare il Padre nostro. San Francesco aveva capito che il cristiano non ha alternative: o pregare il Padre nostro o pregare nello spirito del Padre nostro, se vuole che la sua preghiera arrivi al cuore di Dio. San Francesco ci insegna a fare del Padre nostro la preghiera centrale della nostra vita cristiana, poiché adesso ci poniamo davanti a Dio come Gesù stesso. Avete il testo nel foglio che è stato distribuito, ci sono due colonne, una tabella, in cui c'è il testo che abbiamo recitato, ed è quello di San Francesco, e poi c'è un altro testo, definito per intenderci la Expositio posteriore, che non è di San Francesco, che è stato trovato in tempi relativamente recenti, intorno al 1970, questa è stato trovato in un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Firenze. Non è di San Francesco, ma si pone in stretta dipendenza da quello di Francesco. Sembra che abbia fatto un francescano una certa levatura intellettuale, colto, che era però preoccupato di intendere con precisione il significato del testo di San Francesco. E in effetti, per questo l'ho messo assieme e in sinossi, e la considereremo, perché questa Expositio posterior ci fa meglio comprendere il pensiero di San Francesco quando prega il Padre nostro. Poi adesso sto venendo a conoscenza, questo libretto qua che non ho ancora letto perché non c'ho avuto il tempo, che parla addirittura di un'altra preghiera del Padre nostro da attribuire a San Francesco, ma ancora col punto interrogativo, lasciate leggere il libro e poi vediamo, che addirittura però non avrebbe lo stesso stile di quello che troviamo nelle fonti francescane, che altro sarebbe una sorta di omelia sul Padre nostro, va bene? Il manoscritto di questo si troverebbe nella Biblioteca Nazionale di Francia, va bene? Ma comunque ci occorrerà, ne parleremo negli altri incontri, non adesso. Bene,
La preghiera di San Francesco sul Padre Nostro si inserisce nell'alveo della tradizione cristiana, nella tradizione della Chiesa. Fin dai primi tempi della Chiesa, il Padre Nostro, la preghiera del Signore, ha fatto parte della fede professata e vissuta. Quindi appartiene al deposito della fede trasmesso dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione. È importante questo legame tra preghiera del Padre Nostro e confessio fidei o professione di fede o credo. Le prime comunità cristiane lo recitavano tre volte al giorno, la Didache lo afferma, lo testimonia, ritenendolo la loro professione di fede quotidiana. Un po' più tardi, torna al IV secolo, abbiamo le catechesi battesimali che ci dicono o ci parlano della consegna della preghiera del Signore ai catechumeni e spiegata loro nel suo profondo significato o prima del battesimo o dopo il battesimo, quindi diventava una mistagogia poi dopo il battesimo. Da qui è venuto fuori il rito della tradizione, orazione dice, la consegna dell'orazione del Signore, che è prevista ancora oggi nel rito della iniziazione cristiana degli adulti, questo rito della tradizione o della consegna del Padre Nostro. Perché il momento del Padre Nostro? Perché rinnova in noi la coscienza battesimale. Ecco, in un discorso attribuito a Sant'Agostino si dice che il Padre Nostro è il nostro battesimo quotidiano. Agostino lo vedeva come culmine e compendio di tutta la preghiera che viene dall'eredità dell'Antico Testamento. Tertulliano lo definisce sintesi di tutto il Vangelo, breviarium totius evangelii. Per San Tommaso è preghiera perfettissima. Santa Teresa di Gesù poi dirà che il Padre Nostro racchiude in sé tutto il cammino della vita spirituale. Però non sorprendono questa consapevolezza che sin dall'antichità c'è stata tutta una serie di commenti, di esposizioni, di spiegazioni del Padre Nostro. Il Padre della Chiesa, numerosi padri si sono occupati del Padre Nostro. E qualcosa è avvenuta anche a livello poetico. Sant'Ambrogio, il Carmine Pascale di Seruglio, l'abbiamo trovato l'altro giorno qui con Mariangela nella patrologia del Vite, ecco, in altre edizioni non esiste, ci dà anche un libro proprio riferito al Padre Nostro. Poi abbiamo la poesia di Dante nel Purgatorio, canto undicesimo. C'è una elaborazione poetica del Padre Nostro. E lo voglio sottolineare perché è considerata come quella parafrasi dantesca, è considerata come una espressione di spiritualità francescana. Non sono io a dirlo, è stato un tedesco, uno dell'università tedesca, un certo Matthias Kuhlker, a definirla precisamente così. Espressione di spiritualità francescana. Infatti, nella poesia di Dante ci sono idee e istanze che sono affini alla spiritualità di San Francesco e all'ideale di minorità. Non fosse altro il fatto che Dante, il Padre Nostro, lo pone in bocca ai superbi nel Purgatorio. Volendo con questo gesto invitare gli uomini a essere umili, a non cadere nel peccato di superbia, che è il più grave, quello che maggiormente rischia di privare l'uomo della salvezza. Ogni parola della preghiera nel canto di Dante è un invito fortissimo all'umiltà. Poi parlare di commenti, San Tommaso lo ha commentato, Santa Teresa di Gesù nel cammino di perfezione. Nell'epoca moderna
l'epoca dei grandi catechismi, a cominciare dal catechismo di San Pietro Canisio, poi il catechismo romano e finalmente il catechismo attuale della Chiesa Cattolica, abbiamo e troviamo dei commenti alla preghiera del Signore. Anche Papa Benedetto, nella sua opera su Gesù di Nazaret, ci offre un commento in due capitoli della preghiera del Signore. Benedetto ha affermato che la preghiera senza fede diviene cieca, la fede senza preghiera si distrega. Il Padre nostro ha il merito di essere insieme fede pregata e preghiera intrisa di fede, speranza e amore. In questo modo la preghiera del Signore è una professione di fede, una sintesi della preghiera come supplica, lode e intercessione, e costituisce anche l'impegno battesimale di una vita nuova. Questo è Benedetto XVI nel primo volume di Gesù di Nazaret. Bene, questa è la premessa. Adesso consideriamo il testo della preghiera del Signore, così come ce l'hanno trasmesso i Vangeli, e poi andremo alla meditazione di San Francesco. Questo è lo schema, sia oggi che nei prossimi incontri. Il testo evangelico, c'è la sinossi là. I Vangeli ce l'hanno dato in una duplice redazione o versione, c'è la versione di San Matteo e quello di Luca. Notare le differenze tra Matteo e Luca. Il testo di Matteo dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano da noi oggi e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non lasciarci soccombere nella tentazione, ma liberaci dal male. La versione di Luca è più breve. Mancano alcune richieste. Manca sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Manca la richiesta finale, liberaci dal male. Bene. Negli altri incontri poi ritorneremo su un'altra particolarità. Adesso è sufficiente mettere in evidenza il contesto diverso tra i due evangelisti. Matteo si rappresenta in un particolare contesto, Luca in un altro particolare contesto. Va bene? Questa diversità di contesto è messa assieme in qualche modo, interpretata nella formula tradizionale che nella messa introduce il Padre nostro. Noi diciamo obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire la formula trattata obbedienti al suo, alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, seconda parte, finalmente la terza, osiamo dire. La prima, obbediente alla parola del Salvatore, esattamente al comando del Salvatore, nel latino è precepti salutaribus boni, e corrisponde alla versione di Matteo, dove la preghiera è introdotta dall'imperativo: voi dunque pregate così. La seconda parte, formati al suo divino insegnamento, istruiti praticamente da Gesù, dal Maestro, corrisponde a quanto ci riferisce Luca. I discepoli si rivolgono al Maestro dicendogli: Signore, insegnaci a pregare. E Gesù risponde: quando pregate, dite. Io ho messo in sinossi l'introduzione liturgica e il contesto evangelico. Vedete come le parole della liturgia il loro significato ce l'hanno. Va bene? Questa viene da una lunga tradizione e ha il suo valore, forse più di alcune invenzioni o creazioni extrabrutto fatte da Perlato. Allora, il contesto evangelico di Matteo è quello della giustizia superiore del discepolo. Bellissimo. Dico infatti a voi,
se la vostra giustizia non supererà. State attenti che tra parentesi c'è un verbo greco, periseuoi. Quella degli scribi e dei farisei non entrerebbe nel regno dei cieli. Ecco, siamo nel discorso della montagna. E precisamente nella sezione di quel grande discorso che Gesù fa, in cui illustra la giustizia superiore del discepolo. L'Evangelista usa appunto questo verbo perisseui, che può significare una superiorità quantitativa, quindi una maggiore abbondanza, oppure una superiorità qualitativa, cioè una maggiore perfezione. Nel nostro caso, nel caso qua del discorso della montagna, si tratta di una superiorità qualitativa che Gesù spiega sempre in quel discorso ponendo alcune antitesi. E c'è la formula che si ripete: avete inteso che fu detto agli antichi, eccetera, eccetera, ma io vi dico. E poi alcuni esempi, alcuni punti della legge. Scegli tra i molti che avrei potuto conoscere, però non è una scelta fatta a caso da parte di Gesù. Ecco, tre di queste antitesi riguardano il comportamento verso il prossimo, e tutte e tre mettono in evidenza la carità. Due riguardano il comportamento sessuale e il matrimonio, uno il giuramento. Queste antitesi poste da Gesù, ma io vi dico, avete detto, ma io vi dico, in qualche modo segnano una rottura con la legge antica, ma in realtà si pongono in continuità con la stessa legge e la portano a compimento, come peraltro Gesù stesso dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. E in che cosa consiste il compimento? Quello di una legge che non è più esigente, limitandosi a dare precetti, ma una legge nuova radicata nell'amore. La giustizia superiore è precisamente questa, la giustizia nella quale la legge riveste l'amore, diviene la veste dell'amore. La legge diventa la forma dell'impegno, la struttura che sorregge e rende credibile l'amore. Allora, proprio questa connotazione che consente di parlare anche di una nuova giustizia. Perché se in Matteo emerge proprio questa idea di giustizia superiore, in Luca, nel Vangelo di Luca, emerge quella della giustizia nuova. Cosa consente? Che la chiamiamo giustizia nuova, che la chiamiamo giustizia superiore. Cosa consente? E stando alle antinomie, alle antitesi che ci sono nel Vangelo di Matteo, e consente che la pratica del perdono non è un'opzione, ma è un dovere di giustizia. È un esercizio e attuazione della nuova giustizia, della giustizia superiore. Ugualmente, la fedeltà coniugale e l'autenticità non sono opzioni, né si pongono come ottemperanza a una legge estrinseca, sono un dovere di giustizia. In esse, cioè correttezza a livello sessuale, nella fedeltà coniugale, nell'autenticità, viene a estrinsecarsi la giustizia superiore del discepolo di Gesù, superiore a quella degli scribi e dei padri. Di questa giustizia superiore fa parte anche il modo di pregare. E giustamente, perché il modo di pregare svela sempre come ci si pone davanti a Dio, come ci si rapporta con gli altri, come ci si pone con se stessi. L'Evangelista Matteo è convinto che proprio il modo in cui ci poniamo davanti a Dio segna la differenza, non una differenza morale, bensì teologica, il fatto di fede. Questo per inquadrare brevemente la giustizia superiore. Allora,
sempre riguardo al contesto di San Pietro, è specifico. Non siate simili agli ipocriti quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Allora la preoccupazione di Matteo non è l'assenza della preghiera, ma il modo di preghiera. E quindi la raccomandazione: non siate come gli ipocriti, non spendete parole come i pagani. I poveri e i pagani pregano, forse pregano molto, ma la loro preghiera è lontana dalla verità della vita, dalla sincerità del cuore. La preghiera ipocrita non è di per sé la preghiera di chi finge di parlare di Dio e in realtà pensa male. Ipocrita è la preghiera di chi si rivolge a Dio recitando come un attore sul palcoscenico. C'è il rischio per tante liturgie, va bene, si mette bene in vista negli sgarbi delle strade, dice il termine platea nel testo originale, nei momenti di massimo affollamento. Forse lo fa per dare un buon esempio, essere visti dagli uomini. Ma non è questa la direzione della preghiera, che deve essere sempre diretta ed esclusivamente a Dio, non agli altri. L'istanza fondamentale della preghiera non è quella di dare un buon esempio, ma quella di essere davanti a Dio. Si può recitare anche davanti a se stessi. A rendere ipocrita la preghiera basta l'ostentazione, non necessariamente la finzione. La preghiera ipocrita è completamente vuota. L'ipocrita prega per essere visto e questo lo chiede, non ha da pretendere l'altro, ha già ricevuto la sua ricompensa. Il Padre tuo che vede nel segreto, Gesù insiste su questo aspetto e dopo parlerà, noi non partiamo qua, del digiuno, dell'elemosina, e non perdere il posto. Il Padre tuo che vede nel segreto. Ecco, questo deve qualificare la preghiera del discepolo, perché è un dialogo improntato a una intensa intimità filiale che si svolge tra il cristiano e Dio. L'altro aspetto: non ripetete parole come i pagani, pregando non sfregate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forze di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che gliele diate. Voi dunque pregate così. C'è il verbo batologhe, che significa blaterare, chiacchierare a voi, prolisso, un profluvio di parole inutili, senza senso. Senza senso perché o si chiedono a Dio delle cose inutili, futili, o perché si pretende di dare lezioni a Dio anziché di lasciarsi istruire da Lui. Pregare non è fare affidamento sulla forza delle parole o delle molte parole o sulla efficacia delle forme, ma sulla certezza che il Padre conosce i nostri bisogni. Questa era già la saggezza pagana che metteva in evidenza, cioè gli dèi si stupano quando sentono molte parole. I pagani. Ma poi il coelho, il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché lui è in cielo e tu sei sulla terra, perciò le tue parole siano poche. Bene. E allora, in questo contesto, Gesù dice: voi dovete pregare così.
così. Il Padre nostro che ci sta. Questo è il contesto di Marte. Il contesto di Luca è altro. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Allora Gesù disse loro: quando pregate, dite. Da dove nasce? L'hanno visto. Hanno visto Gesù che pregava. Ma non sempre si mostra lui. Questo esempio di Gesù che fa nascere nei discepoli il desiderio di pregare. I discepoli hanno capito la familiarità che unisce Gesù al Padre e desiderano far parte, entrare in questa familiarità. Bene. E allora insegnaci a pregare. E risulta la preghiera. La preghiera del Padre nostro. Quando pregate, dite a questa maniera. Che diventa la preghiera del Signore. È così tradizionalmente detto nella Chiesa di Dio. Preghiera del Signore, orazio domenica, orazione domenicale. Perché ci è stata donata dal Signore. E quindi è del Signore, gli appartiene. È significativo che Luca mette in relazione il Padre nostro con la preghiera personale di Gesù stesso. Così Gesù si rende partecipi nel suo pregare, ci introduce nel dialogo interiore dell'amore trinitario, ci indica la via verso la preghiera interiore, ci dà orientamenti fondamentali per la nostra esistenza, per conformarci all'immagine del Figlio. Perché? Il Padre nostro va oltre la comunicazione di parole di preghiera. Obbediente alla parola di formati al suo divino insegnamento e formazione della carità di Gesù. Gesù vuole formare il nostro essere. E quindi il Padre nostro serve per esercitarci dei sentimenti di Gesù, per avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Quindi è il modo di pregare che viene trasmesso da Gesù con il Padre nostro. E se Gesù insegna una formula di preghiera, lo fa perché questa preghiera racchiude il metodo della preghiera. Quindi nel Padre nostro abbiamo contenuto e metodo della preghiera che si richiamano reciprocamente, che si identificano. Il Padre nostro non è una preghiera tra le tante, ma è il modello di ogni preghiera. Beh, osiamo dire, osare è un termine che nel vocabolario ha una connotazione negativa. Chi è che osa? Chi ha il coraggio di compiere azioni difficili, rischiose, va bene? Che rischia, ma anche chi è sfacciato e con tanta sfacciataggine compie delle azioni sconvenienti. Lo sa dire in cui nella formula liturgica e osare con sicurezza. È la cosiddetta parresia di cui si parla un po' troppo anche in questi ultimi anni, forse non sempre a proposito, va bene, perché poi alla parresia conclamata o proclamata non sempre corrisponde la prassi che favorisce la parresia, va bene. Osare, perché così? Perché abbiamo confidenza. Perché abbiamo fiducia di Dio. Perché abbiamo la certezza di essere amati da Dio.
E allora, con questa premessa, e viene dato un contesto, un rapporto con la Bibbia, cosa ci ha insegnato Gesù da qui? Ci ha insegnato a dire Padre. La preghiera inizia con questo motivo, Padre, che è il nome più appropriato di Dio. Va bene? E l'attributo da cui gli altri attributi derivano. Dio è giudice, Dio è onnipotente, Dio è signore del mondo, Dio è re, eccetera, eccetera. Ma tutti questi titoli non sarebbero veri se non venissero letti e interpretati a partire dalla paternità. Se si lasciasse in ombra il Padre per evidenziare il Signore, apparirebbe una figura scolorita di Dio, che non corrisponde più a quella del Vangelo. Il procedimento corretto è al contrario. Non partire da Dio Signore, ma dal Padre al Signore, dal Padre al Giudice, dalla paternità all'onnipotenza. Questa deriva anche nell'Antico Testamento. Il primo libro della Bibbia, nell'ordine che abbiamo codificato nel libro, nel testo, nel volume, è Genesi, poi Esodo. In realtà, lì dice l'Esodo, dove si riferisce sulla salvezza sperimentata dalle tribù israelitiche che vengono liberate dalla schiavitù di Egitto e portate al culto del Dio vivente. Quindi la prima esperienza che il popolo di Dio fa è quella del Dio Salvatore. Dal Dio Salvatore risale al Dio Creatore. Quindi dall'Esodo alla Genesi. E questa è un'indicazione molto seria che dobbiamo appunto prendere ugualmente con tanta serietà, perché riguarda il nostro rapporto con Dio e di conseguenza il modo di pensare, di interpretare i rapporti fra di noi. Se Dio è Signore, questa signoria di Dio non è per dominare, ma per donare. Perdonare sempre, sempre donare. L'onnipotenza di Dio è quella della misericordia, è quella dell'amore. La giustizia di Dio è quella del perdono. Giustizia superiore è quella suprema di Dio. Va bene. Essere padre è il nome di Dio. Ed essere figlio, sempre figlio, è il nome dell'uomo. Bene. Quando pregava, dite Padre. Ma Gesù, quando pregava e si rivolgeva al Padre, non diceva Padre, diceva Abba. Parola aramaica, del linguaggio popolare, dialettale, che imita il balbettio del bambino, che imparando a parlare dice mamma, e dice papà, va bene. E questa è la parola con cui i bambini chiamano il papà in ebraico e anche quelli che sono avanti negli anni. Quindi è la parola più confidenziale, più affettuosa, più familiare. Nel colloquio con Dio Gesù usa il linguaggio dei bambini, la lingua di casa, usa il dialetto del cuore. Servendosi quindi di questa parola per parlare di Dio, Gesù doveva meravigliare e scandalizzare i suoi ascoltatori, i farisei, gli scribi, eccetera, il dottore della legge. Ma Gesù si riteneva figlio di Dio, in senso proprio, e perciò poteva parlare così di lui e a lui come a padre. Padre Dio, babbo, papà. Questa parola rivela la coscienza della relazione unica ed esclusiva che esiste tra il Padre e lui, tra lui e il Padre. Gesù stesso lo dichiara con le parole che troviamo nel Vangelo di Matteo, anche in quello di Luca,
nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Bene. Nei Vangeli troviamo poi la formula, l'espressione Padre mio e Padre vostro. Padre vostro. Che differenza? Gesù stesso la parla. Cosa vuol dire? Quando lui dice Padre mio, deve dire che lui è il figlio naturale del Padre. Noi invece diventiamo figli di Dio per adozione, per partecipazione. E così come ci ha insegnato la stessa parola di Dio a partire da Paolo, lettera ai Galati, Dio mandò il suo figlio perché ricevessimo l'adozione a figli, e che voi siete figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. Ugualmente nella lettera ai Romani Paolo dice: voi non avete ricevuto lo spirito da schiavi, ma avete ricevuto lo spirito da figli adottivi, per mezzo del quale viviamo a Padre. Bene? Quindi Dio è Padre di Gesù ed è Padre nostro. Il rapporto è diverso, ma sono due rapporti correlati. È nell'esperienza filiale di Gesù che l'uomo intravede anche la propria esperienza, secondo la formula classica che abbiamo ereditato dalla teologia e dalla spiritualità. Noi siamo figli del Figlio. Bene, Dio è padre, ma un padre con caratteristiche materne. Bene. Allora Dio è madre. Madre nella Bibbia non è un'immagine e non un titolo o appellativo di Dio. La rivelazione biblica ha superato la concezione pagana delle primitive religioni legate ai figli del Dio Padre e della Dea Madre. Dio non è uomo né donna, ma appunto Dio è il creatore dell'uomo e della donna. E la rivelazione biblica è fondata tutta sulla pura trascendenza di Dio. Però nell'Antico Testamento Dio, per bocca del profeta Isaia, paragona se stesso a una madre che si commuove per il figlio delle sue viscere. Per questo nel Benedictus, nel Cantico di Zaccaria, ricordiamo: per viscera misericordia dei nostri. E il Salmo 109, nella versione di San Girolamo, dice: esubero anche Lucifero, gemite. Il figlio, figlio di Dio, il Verbo, scaturisce dal nutero del Padre. Dio è il Padre con nutero. Questo è il Dio cristiano. Bene. Un passo avanti. La parola nella catechesi, della prima lettera di San Pietro. Come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale per crescere con esso verso la salvezza. Generati da Dio, di fronte a Lui siamo sempre come bambini appena nati. Il bambino, ogni bambino, quando chiama il padre o la madre, non li chiama per nome, con il loro nome proprio. Papà o mamma non è un nome fratello, ma indica una precisa relazione che si compie da loro. Allora Dante ha ragione quando dice: ormai sarà più corta mia madrina, una quel mio ricordo che un padre che bagna ancora la lingua e la mammella. Ci insegna che la parola adatta per parlare di Dio è quella dell'infante, di colui che ancora non parla. L'infante è stretto al sé e solo balbettando come un poppante, senza pretendere di sapere, solo ripetendo e veste le sillabe, Abba, o papà, con un balbettio infinito che possiamo dire di Dio.
necessario che non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Okay? E ci fermiamo, andiamo a pronome nostro, non si parla nostro, che è riferito a Dio. E lo respiro un possesso, questo attributo, questo pronome, ma una relazione con Dio totalmente nuova. Nostro qualifica una realtà comune a più persone. È il fondamento della paternità che troviamo in quel pronome. La paternità di Dio si esprime al plurale, Padre nostro, che è la preghiera dei figli e dei fratelli. E per questo tutte le richieste del Padre nostro sono al plurale, non mai al singolare. Va bene? Anche le domande del Padre, del perdono, dell'aiuto, della prova. Perché in ogni domanda, in ogni richiesta, il figlio deve pensare a tutti i fratelli. Dio ci chiama, ci ama, ognuno di noi, come figlio unico. Ma non siamo figli unici. Dio non ha figli unici. E non ne vuole figli unici. Chiaro? Bisogna spiegare, mi capisco. Quindi la preghiera cristiana è necessariamente una preghiera fraterna che costruisce comunione. Bene, Dio respinge chi pretende di raggiungerlo da solo e non assieme ai suoi fratelli. Allora è preghiera della comunità cristiana, preghiera che distingue i cristiani da altri gruppi religiosi, è preghiera pensata da Gesù come una preghiera da fare anzitutto in comunità, è una preghiera corale. E non si dice Padre di tutti, ma Padre nostro. Non è che si pure che Dio sia Padre di tutti noi, ma tutti esprime una universalità. Nostro invece esprime una relazione, un legame, un'appartenenza, una fraternità. Questo era chiuso nel pronome nostro, ce l'ha dato Gesù. Bene, adesso andiamo alla meditazione di San Francesco. Bene, o Santissimo Padre nostro, comincia con un'esclamazione, una invocazione di fiducia, nella quale il poverello si rivolge al Padre e lo chiama Santissimo, un superlativo che si ripete continuamente negli scritti di San Francesco, che dice l'alterità di Dio, ma nello stesso tempo Francesco lo pone con affettività, con affettuosità, e quindi chiama Dio il Dio Padre Santo, il Santissimo Padre Dio, il Padre Dio Santissimo. Bene, e nella lettera ai fedeli c'è un'esclamazione. Era Dio. Francesco dice: oh, come è glorioso e santo e grande avere in cielo un padre. Ecco. Per Francesco l'esperienza del Dio Santo, Santissimo, trascendente, totalmente altro, non determina mai una distanza assoluta tra l'uomo e Dio. Il poverello vive quindi in un intimo rapporto col sommo Dio, con il solo Santo. Egli lo chiama ripetutamente Padre Santo e lo contempla simultaneamente come sommo bene, amore, carità, la nostra carità. Bene, poi dopo questa invocazione, Francesco dice: Creatore, Redentore, Consolatore, Salvatore nostro. Dice che questo Padre, Santissimo Padre, è creatore, è redentore, è consolatore e salvatore nostro. C'è un crescendo. C'è un crescendo in queste attributi. Perché la creazione è all'origine.
la redenzione è un di più rispetto alla creazione ed è nuova creazione, è un ricomprare da parte di Dio, dopo che noi siamo diventati schiavi di Satana. Bene. E poi il Dio consolatore. E Francesco fa riferimento chiaramente alla Pentecoste, ma quando aggiunge è Salvatore nostro, ponendo Salvatore alla fine, va oltre la Pentecoste e il suo sguardo si affaccia sulla parousia, sull'ultima venuta del Signore, perché la salvezza piena, definitiva, avverrà precisamente in quel momento. Francesco, iniziando a dire il Padre nostro, guarda già al ritorno di Cristo Salvatore alla fine dei tempi, che porta a pienezza il dono della creazione e della redenzione della Pasqua e della Pentecoste. Dio è colui che ci ha creati, redenti, e ci salverà per sua sola misericordia. Poi trovate quella parola circumcisione, e abbiamo parlato un'altra volta in altri punti, va bene? E lui dice creatore, redentore, consolatore, salvatore nostro. Creatore è l'attributo del Padre, redentore è l'attributo del Figlio, consolatore è lo Spirito Santo, va bene? Salvatore lo diciamo di Gesù. Adesso Francesco tutto questo lo lega alla paternità di Dio come prerogative della paternità di Dio. È un procedimento teologico rigido, detto tecnicamente della circuminsessione, o in greco perdonesi, ecco, per indicare il mistero dell'unità della Trinità di Dio e la reciproca invalenza delle tre persone divine. L'una persona e l'altra, o ogni persona siede circum in sessio, insidere, sedere, nell'altra, nella stessa unica natura. E a ognuna delle tre persone vengono attribuite le operazioni proprie delle altre due. Quindi Francesco non vede il Padre separato dal Figlio dallo Spirito, ma con gli occhi della fede scruta il mistero delle tre persone divine congiuntamente, proclamando del Padre non solo l'operazione degli effetti e il creatore, bensì anche le operazioni del Figlio, redentore e salvatore, e l'operazione dello Spirito consolatore. Chiaro? Bene. E adesso andiamo, per capire ancora di più un pochettino quello che vuol dire San Francesco, al testo della cosiddetta esposizio posterior, che dice così: Padre nostro, per il privilegio della creazione, per il beneficio della rigenerazione, per il mistero della pietà, per la testimonianza dell'eredità celeste. Queste sono le quattro ragioni per cui ci rivolgiamo a Dio e che corrispondono a uno dei quattro titoli attribuiti da San Francesco al Padre Santissimo, lo vedete dalla sinistra: creatore da un lato, per il privilegio della creazione, redentore per il beneficio della rigenerazione, consolatore per il mistero della pietà, salvatore nostro per la testimonianza dell'eredità celeste. Per il privilegio della creazione, privilegio condizione, si dice il testo latino, da compiere significa creare, fare. Bene. È un privilegio essere stati creati da Dio, e da questo privilegio derivano tutti gli altri titoli o divini. Secondo, per il beneficio della rigenerazione, il testo latino dice beneficio recreazione. Non la creazione, ma il ricreato, la nuova creazione. Nella Pasqua c'è una nuova creazione. La redenzione è creazione nuova. Per cui
il Figlio di Dio è anch'esso dichiarato creatore delle creature, colui che fa e che vive. Bene. Terzo, per il mistero della pietà. Cosa sia la pietà? La pietà di Dio, innanzitutto, che indica la sua volontà e il suo amore per l'uomo. È un sostantivo che è sinonimo di misericordia, di clemenza. La clemenza è l'atteggiamento di Dio che si abbassa verso gli uomini, che si chiede, che si inchina. Evoca la superiorità del creatore. L'uomo è creato pietatis dono. È un dono della pietà di Dio, questo è detto dalla liturgia del matrimonio. Ma l'espressione mysterium pietatis la troviamo propriamente nella lettera di Paolo al discepolo Timoteo, la prima, dove l'apostolo grande il mistero della pietà, e poi aggiunge un inno che non va a copiare, non è suo, ma era delle prime comunità cristiane che lo ripetevano, e lui lo inserisce là: grande il mistero della pietà. Questo mistero della pietà fu manifestato in carne umana, è riconosciuto giusto nello spirito, fu visto dagli angeli, annunziato fra le genti, fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria. Quindi nella concezione paolina questa pietà è il Cristo stesso. Il mistero, il sacramento della pietà, è il mistero stesso del Cristo, della sua totalità, ma soprattutto fu manifestato nella carne. Il grande mistero della pietà è che il Figlio eterno di Dio si è fatto un uomo. Allo stesso tempo il mistero della pietà si esprime anche nel dono dello Spirito Santo, il Paraclito, lo Spirito di verità, il difensore, il consolatore, eccetera eccetera. Bene, finalmente la quarta espressione, per la testimonianza dell'eredità celeste. Testimonio super eremitatis nel testo latino, espressione che deriva dalla lettera agli Efesini, dove l'apostolo prega affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza del suo vigore. Quindi l'eredità tra i santi è l'eredità della gloria del paradiso, quindi non un'eredità qualsiasi, ma un'eredità che supera ogni pensiero e aspettativa dell'uomo. Allora ti accogliamo come? C'è la corrispondenza tra quello che dice San Francesco quando mette alla fine il titolo Salvatore e con questo si affaccia sugli ultimi tempi, su quello che ci aspetta. E alla fine ci aspetta la venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo e la nostra eredità tra i santi. Questa è la densità del pensiero di San Francesco e di questo suo discepolo posteriore. Beh, io commetto la prego, ma adesso ci occorrono ancora alcuni minuti. Perché iniziando questo discorso sul Padre nostro, mi chiedo, dove cade Gesù? Dove lo cade? In quale contesto? In quale contesto? Quale area si risponde? Oggi ha senso parlare del Padre nostro e recitare il Padre nostro? Che area? E allora una parola di Papa Francesco, 28 gennaio 2015. Dice lui, Padre è una parola nota a tutti, una parola universale. Essa indica una relazione fondamentale, la cui realtà è antica quanto la storia dell'uomo. Oggi, tuttavia,
si è arrivata ad affermare che la nostra sarebbe una società senza padri. In altri termini, in particolare nella cultura occidentale, la figura del padre sarebbe simbolicamente assente, svanita, rimossa, tolta. È una rivoluzione a tre livelli: una rivoluzione religiosa, una rivoluzione educativa, una rivoluzione antropologica. Quella religiosa è la prima. E a una società senza padri corrisponde una religione senza padri. La rivoluzione del padre è innanzitutto una rivoluzione religiosa legata al processo di secolarizzazione dei tempi moderni, al sovvertimento del 68 e compagnia bella. La cosiddetta teologia della morte di Dio, in auge negli anni 70, era in realtà la teologia della morte del padre. Era lui che si intendeva con il termine di Dio. Noi da concludere che se oggi la centralità sociale della figura paterna appare compromessa, prima è stata la sua centralità religiosa a farlo stesso, ma la dimenticanza della stessa paternità celeste, almeno a livello generale, ha agevolato quella carriera e per così dire ne costituisce una prima e utile chiave di lettura. Abbiamo poi la rivoluzione educativa in ambito familiare. Sono sempre più frequenti i casi di bambini e ragazzi che si trovano nelle condizioni di crescere da soli con le loro madri. Ciò si deve a diverse cause. Prima fra tutti, separazioni, divorzi, con effetti molto gravi, proprio in ragione dell'insostituibile ruolo paterno in ambito educativo, decisivo soprattutto per quanto riguarda il rapporto del figlio col mondo esterno e quello familiare e con la sua complessità. Chiaramente c'è il discorso, non si può dire. La rivoluzione antropologica è l'ultimo livello, il più grande. Se infatti con la crisi religiosa si è determinata la perdita della centralità e con le crisi educative quelle del ruolo, con la rivoluzione antropologica si colpisce direttamente il cuore della figura paterna, l'identità. Vi sono molteplici segnali che vanno in questo senso. Dagli osannati concetti di paternità, con i quali da un lato si sacrifica la vicinanza paterna per il lavoro e dall'altro si finge non vi sia differenza neppure nei primi mesi di vita tra il ruolo del padre e quello della madre. All'adozione delle coppie, alle coppie omosessuali, dalla cui legittimazione deriverebbe il primato dell'affetto sulla complementarità di figure genitoriali distinte, fino al violente mercato dello sperma che vede la divinità maschile profondamente ferita. Poi le stesse normative sull'aborto sono volontarie e spesso vivono il padre privandolo di qualsiasi diritto in ordine al destino del figlio. E poi c'è la teoria gender e compagnia. In questo contesto, oltre ad una inquietante società senza padri, e dunque una società che ormai quasi non ha padre, che non è avverte nostalgia e disprezza la verità, una società che insieme all'autoritarismo ha rifiutato l'autorità e perciò fatica oggi a riconoscere il bisogno di essere guidata religiosamente ed educativamente nel modo che è proprio del padre. Fino a quando non si capirà questo, evitando di confondere il valore della specificità paterna con gli stereotipi, ogni riflessione destinata ad arenarsi nella retorica e il diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia a essere violato, nonostante le numerose leggi che almeno in teoria dovrebbero tutelarlo. Nei primi tempi della Chiesa, parlando della situazione degli uomini prima della venuta di Cristo, un autore diceva: l'ignoranza del padre era causa di angoscia e di paura. Anche oggi è così. Se il padre era la radice dell'essere, senza di lui
non possiamo che sentirci stralitati. Quasi tutte le rivoluzioni moderne, a cominciare da quella francese, ci sono proposte di realizzare una società di tutti i fratelli. Con quale risultato? I risultati di un'angoscia e di una paura generalizzata. I risultati drammatici di una società disorientata col debito di mezzo. E allora Crudel, nella sua opera teatrale, il padre umiliato, l'esperto umiliato, perché non hanno più un padre? Saranno forse più felici? Se non sono più con loro, in chi saranno fratelli? Ci sarà più concordia e più amore tra essi? Voglio vedere le risposte a questi tre interrogativi di Crudel sono negative. Nella società senza padri non c'è felicità. In una società senza il padre non c'è fraternità. Ne c'è maggiore concordia e più amore. Basta aprire gli occhi per accorgersi. E qui tocchiamo un dato antropologico fondamentale. Dell'uomo creato a immagine di Dio. E quindi l'uomo strutturato e che si natura sua, strutturato dialogicamente, l'essere umano è strutturalmente comunicato. Proprio perché pensava a immagine di Dio, che in se stesso è una realtà dialogica. Tre persone divine che si amano e reciprocamente si donano. Allora si capisce perché la persona umana non è chiamata a vivere da solo, ma sempre in una comunità. L'essere comunità è una realtà creazionale, deriva dalla creazione, non è una comunità. Se mancasse questa dimensione comunitaria, cadrebbe tutto, va bene. E qui potremmo fare tante considerazioni, va bene, ma lasciamo perdere il discorso. Va bene, aggiungo un'altra, saltando un momentino, e poi e così concludiamo la cosa. Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Il figlio infatti afferma, Sant'Ireneo, è il rivelatore del Padre, è l'esegeta di Dio che nessuno ha mai visto. Egli è l'unico maestro che ci introduce alla conoscenza del Padre, ma non solo. Gesù ha vissuto un rapporto esemplare, unico nella storia del mondo, con Dio come figlio col Padre. Ha fatto tutto quello che ha fatto per portare altri figli alla guerra, per farli partecipare a questo meraviglioso stato di figli ed eredi con lui in tutto. Ci ha trasmesso il suo spirito perché noi ricevessimo la dazione a figli. Lo scopo ultimo della nostra vita, dunque, è di entrare in possesso di questa meravigliosa eredità, di accedere allo stato di figli, non solo giuridicamente e di diritto, ma anche esistenzialmente, di fatto imparando a dire di nuovo Abba Padre. Però c'è da riscoprire il Padre, per riscoprire il Padre con la P minuscola. La riscoperta del Padre che sta nei cieli non ha valore solo a livello religioso, bensì anche a livello antropologico e sociale. Il rapporto con il Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore, Consolatore e Salvatore nostro, sperimentato e vissuto, non può non spingerci all'ineludibile impegno sociale di ridare valore alla paternità umana per superare la tragica anomalia di una società senza padre. Il padre è morto ed è stato sostituito da un'idea totalitaria, ma dalle ceneri del padre non nasce l'ordine nuovo dell'umanità liberata. Intravediamo invece la fine della stessa società che volevamo liberare. La gravità di questa situazione non deve mai scoraggiare, dal momento che per quanto il relativismo dilaghi e il matrimonio sia oggetto di pesanti incomprensioni, nulla potrà mai sostituire quella necessità originale che ciascuno si porta dentro, la necessità del padre e della famiglia, definita da San Tommaso l'utero spirituale. Quando sui falsi miti di un progresso fallace
e dell'inciviltà più squallida, calerà finalmente il sipario solo dalla famiglia, quella che la liturgia del matrimonio del Cristo, societas principale dell'ordinata, formata esclusivamente da un uomo e da una donna, si potrà finalmente ripartire. Per salvare l'umanità, conferendole un nuovo corso di sviluppo nella civiltà dell'amore, per riscattarla dalla dittatura del totalitarismo e del relativismo, è necessaria la riscoperta esistenziale del Padre, rivelataci da Gesù Cristo, dal Padre. Ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. Bene.